Una festa grande per il 36° anniversario del corso AGF Lemurge. Chi scrive è un eterno forestale nonostante abbia lasciato il corpo da oltre 30 anni. Eppure continuamente mi vengono in mente avvenimenti e sensazioni che ho provato in quel periodo della mia vita. Come se questi anni fossero stati una scuola alla quale fare riferimento per tutta la mia esistenza. Ho voluto scrivere queste poche righe soprattutto per soddisfare il mio desiderio di raccogliere ricordi che vanno e vengono nella memoria e per tentare di rivivere sensazioni che ormai appartengono ad un mondo e ad uno stile di vita che non esiste più e che invece mi appartengono intimamente e fortemente. Spero che le nuove generazioni, nati e cresciuti in un mondo completamente diverso, un giorno leggendole possono capire valori che in questa società dà sempre più importanza alla ricchezza e al successo. Il periodo da forestale sicuramente è una parte importante della mia vita e questa mia modestissima testimonianza per questo incontro è motivo di orgoglio, anzi di più, una splendida occasione per fare un tuffo nel passato e nei ricordi della giovinezza. Ad un certo punto della vita bisogna tornare indietro con la mente e ritrovare le cose perdute e i sentimenti dimenticati. Bisogna tornare indietro per fare un bilancio della propria esistenza e magari versare qualche lacrima per tutto quello che abbiamo perduto o che abbiamo sbagliato. Tornando indietro, avverto per questo una tenera e dolce malinconia. Ricordo il periodo del corso a Città Ducale. Lezioni interminabili con dendrometria, sistemazioni rurali, topografia, martellata, eccetera. Sembravano giornate senza fine. I vari insegnanti ci leggevano codici penali, tagli dei boschi illeciti, pascoli abusivi, depauperamento della montagna. Per noi sembravano terribili profezie di immani ed ineluttabili apocalissi. Mentre lo sguardo impietosito della statua del vicebrigadiere Panfilo di Gregorio, medaglia d'oro al valor militare, ci sorvegliava intenerito e attento dal suo bel monumento commemorativo. Ah, il corso di allievi guardie. Come faccio a non pensarci? È un ricordo fortissimo. È stata una palestra di vita, una forma di organizzazione a me sconosciuta fino ad allora, nonostante gli insegnamenti dei miei genitori. La sveglia la mattina, l'alzabandiera, le lezioni in aula, la libera uscita ed il contrappello della sera. Tutte cose da scoprire, apprendere il significato delle regole e di conseguenza apprezzare il valore di una comunità ordinata. Scoprire una cultura di organizzazione con il rispetto delle regole. Una circostanza in particolare torna spesso nella mia mente, il momento della doccia. Una volta alla settimana, meta agognata, una vera gratificazione sociale, la doccia, vorrei precisare. Non era singola, ma bensì tutte allineate, una ventina di getti addossate alla parete, senza divisori, con il brigadiere addetto al servizio che dava i comandi, perché lo spruzzo dell'acqua non era azionato singolarmente, ma dallo stesso con un unico comando. L'acqua a volte era fredda, alcune volte bollentissima, oppure appena tiepida. Rare volte era perfetta. Pertanto sentivi urlare di tutto da parte degli allievi. Dal momento che c'era un unico comando, nel risciacquarti dovevi essere svelto, altrimenti ti rimaneva il sapone sul corpo. Io che ero lento a fare la doccia, praticamente mi capitava spesso di rimanere in tali condizioni. Comunque, sotto la doccia scoprivi cose magnifiche, tutti nudi, senza vergognarsi l'uno dell'altro. L'odore dei saponi, al cocco, al pino silvestre, al muschio, alle rose e a tutto il resto. Tutti insieme. Era un trionfo di comunione. Insomma, c'era di tutto, un osservatorio con l'acqua aperta. Altri ricordi molto importanti erano le marce a Casalunga ed alcune serate con i compagni di corso. Erano un momento di baldoria e, perché no, anche occasione per qualche piccola trasgressione. Ma cosa ci ha lasciato tutto questo nelle nostre vite? Una traccia profondissima, una caratterizzazione indelebile. Siamo oggi quello che in quei giorni lontani abbiamo vissuto. Oggi siamo ancora come allora, i ragazzi del 36° corso AGF Lemurge. Con affetto, Michele Mariani, Città Ducale, 7 febbraio 2009.